Rilanciare il castello Fienga, che può e deve tornare ad essere uno degli attrattori principali della città di Nocera. Il sindaco Paolo De Maio ne è convinto perché il parco del Palazzo Fienga è una icona che non può essere lasciata nel dimenticatoio, anzi, può dare risposte importanti in un periodo storico così difficile per una ripartenza turistica ed economica, perché no, di Nocera Inferiore e dell'Agro. Del resto, visitare il castello e il Museo Archeologico Provinciale dell'Agro è emozionante e spesso è una cosa sottovalutata. Ecco perché De Maio vuole puntarci senza mezze misure. Già da domani si terrà un evento organizzato dalle associazioni Ridiamo Vita al Castello e dal Centro Turistico Giovanile Nucria. Si tratta di un primo passo, il comune vuole fare la sua parte, provando a mettere in rete tutti i siti storici del territorio, così da poter promuovere al meglio il patrimonio locale culturale. Siamo beneficiari di un intervento di 5 milioni del Ministero per il restauro dei ruderi medievali, che è un grande obiettivo. Lo abbiamo candidato noi ora il 15 settembre sulla messa in sicurezza di alcune strutture, tra cui abbiamo reinserito anche il castello per la parte dell'efficientamento energetico. Destineremo un po' di fondi anche nel piano triennale, è un'opera, una struttura di arte, cultura, che non può essere dimenticata e che noi vogliamo coinvolgere, forse lo faremo anche adeguando un po' il regolamento.